Siamo partiti. Allora, ci siamo? Come vi capita di dire spesso, il problema dell'euro non è il problema in sé, ma che siamo in pochi a parlarne. Perché se tutti quanti noi capissimo come funziona la moneta, avremmo capito come funziona il mondo e probabilmente la smetteremo di farci prendere in giro, perché quando si dice che la crisi in cui versiamo è prodotta dal fatto che quelli del gruppo Bilderberg si mettono d'accordo, si riuniscono, c'è la nave Britannia dove si riuniscono delle eminenze grigie che complottano, si dice una cosa, come dire, molto surreale. Magari fosse così, cioè se la causa della crisi fosse semplicemente il gruppo Bilderberg che si riunisce, basterebbe James Bond per liberarci, no, da questa spectre mondiale. Il punto è che i veri responsabili di questa crisi siamo noi, cioè siamo noi col nostro rifiuto a capire, col nostro, come dire, con la nostra indifferenza verso dei problemi che ci toccano profondamente, a essere i migliori alleati di queste poche persone, le uniche che hanno interesse a tenere l'Italia e l'Eurozona in questo sistema. Allora, innanzitutto, come nasce la moneta? Chi lo sa? Ci vogliono le riserve auree, ci vuole, non so, dei certificati di deposito. Chi la crea la moneta? Una volta si stampava moneta in base alle riserve auree. Esatto. No? Allora, azzerate tutto. Dal 1971, cioè da quando furono abrogati gli accordi cosiddetti Bretton Woods, la moneta viene creata dal nulla. La moneta viene stampata e basta. In genere da istituti che si denominano istituti centrali di emissione, la Banca Centrale Europea per l'Europa, la Federal Reserve per gli Stati Uniti, sono entità che stampano moneta dal nulla. Dal 71? Dal 1971, dal nulla. Prima della Banca Centrale Europea c'era la Banca d'Italia, ma questa è la cosa fondamentale: la moneta viene stampata dal nulla, non ci sono riserve auree, non ci sono controvalori, dal nulla, letteralmente. Da chi è controllata la BCE nella sua decisione di stampare la moneta? Non da noi, perché per trattato europeo la Banca Centrale Europea non risponde ai governi nazionali, quindi da chiunque sia controllata, sicuramente non da noi, perché noi attraverso il voto democratico, se la BCE dovesse in qualche modo rispondere ai governi, potremmo controllare indirettamente la BCE, invece state tranquilli che non la governiamo noi. Perché è importante la moneta? Ora, voi immaginate di avere la competenza più elevata cui si possa pensare, non so, un chirurgo, un neurochirurgo, d'accordo? Quando questo neurochirurgo va a fare la spesa, se non avesse la moneta, non è che potrebbe dire al panettiere: guarda, tu dammi il pane gratis perché poi quando ti servirà un intervento sul cervello ti opero io, perché il panettiere fa un gestaccio e dice: guarda, io sto bene, o metti la carta moneta sul bancone o te ne vai, giusto? Quindi, quale che sia la nostra competenza, che siamo artigiani, carpentieri, magistrati, avvocati, medici, quello che vi pare, noi abbiamo bisogno della moneta che in qualche modo misura la nostra capacità economica e quantifica il nostro lavoro. Quando il neurochirurgo o l'artigiano va dal panettiere, d'accordo, non ha bisogno di attendere che il panettiere gli si rompa il termosifone per dire: guarda, tu mi dai il pane e io artigiano ti riparo il termosifone. Andiamo e gli diamo i soldi. Quindi, se viene creata molta moneta, la comunità è ricca, perché più moneta viene creata e più ne possiamo guadagnare. Se ne viene creata poca, capiamo tutti benissimo da soli che nessuno può guadagnare la moneta che non esiste. Quindi, se la moneta non viene stampata, noi neanche possiamo guadagnarla. Meno moneta viene stampata, più siamo poveri. Quindi capite quanto è importante la funzione del creare moneta.
E allora dovremmo chiederci se questa funzione è così importante, cioè se dalla quantità di moneta dipende la nostra ricchezza o la nostra povertà, perché noi non possiamo controllare l'istituto che stampa la moneta? Noi possiamo eleggere il Parlamento, indirettamente possiamo influire quindi sulla composizione del governo, tutto quello che ci pare, ma non sulla moneta. E se noi non abbiamo moneta, i governi senza moneta, come possono perseguire i loro progetti? La moneta quindi è creata dal nulla e la Banca Centrale Europea può decidere, senza dar conto a nessuno di noi, se stampare un euro o 10 miliardi di euro. Non deve dare conto a nessuno. Io dico stampare, ma stampare è anche un termine eccessivo, perché oggi basta fare un clic sul computer e 10 miliardi di euro si materializzano immediatamente sul conto corrente di una banca commerciale. D'accordo? Se abbiamo capito questo, allora possiamo cominciare a vedere, perché se non analizziamo, se non facciamo un po' di macroeconomia spicciola, poi è difficile andare avanti, possiamo vedere come funziona un circuito economico. Allora, io ho Carlo, leggete, Carlo e Giacomo, va, che sono due commercianti. Carlo vende il pane e Giacomo vestiti, d'accordo? Sia Carlo che Giacomo hanno dei dipendenti. Ci siamo? Carlo a un certo punto fa questo ragionamento, dice: io pago i miei dipendenti, mettiamo 100, vendo 200, quindi vendo 200, 100 li do ai miei dipendenti, ci guadagno 100. Ma se io, pensa Carlo, anziché pagare 100 i miei dipendenti, riducessi lo stipendio, ci guadagnerei di più. Perché? Perché pago 50, vendo a 200, 150 è il ricavo. Ora supponiamo che Carlo faccia questo ragionamento, che dovremmo definire egoistico, o se vogliamo usare un termine tecnico, microeconomico. Avanti. Allora, per i nuovi arrivati mi spiego brevemente. Stavamo dicendo che Carlo e Giacomo sono due commercianti, vendono pane e vestiti. Carlo decide di ridurre lo stipendio dei suoi dipendenti. Ora, per guadagnare di più, vi chiedo, secondo voi Giacomo, perché Carlo guarda a se stesso e questa è la microeconomia, questa, Carlo e Giacomo insieme, è la macroeconomia. Secondo voi, quando Carlo decide di ridurre lo stipendio dei suoi dipendenti, Giacomo è contento o è triste? Perché? Perché se Carlo riduce lo stipendio sui dipendenti, quando i dipendenti vanno a Giacomo a fare la spesa, non hanno più soldi da spendere. Quindi Giacomo è molto triste se Carlo riduce lo stipendio dei suoi dipendenti. Se al contrario Carlo, appresso da un attacco di generosità, aumentasse lo stipendio dei suoi dipendenti, Giacomo sarebbe contento o triste? Sarebbe contento, perché i dipendenti di Carlo, che hanno molti più soldi, vanno da Giacomo e si comprano tanti bei vestiti nuovi e Giacomo guadagna anche lui. Facciamo un passo indietro. Carlo decide di tagliare lo stipendio dei suoi dipendenti. Microeconomia. Che succede nella macroeconomia nel tempo? Carlo pensa di guadagnare di più. Non è così. Perché? Carlo riduce lo stipendio. I dipendenti di Carlo vanno da Giacomo e riducono la spesa. Giacomo guadagna di meno. Giacomo deve ridurre anche lui lo stipendio dei suoi dipendenti. I dipendenti di Giacomo non vanno più da Carlo a comprare il pane. Quindi Carlo ha ridotto lo stipendio, nessuno di due ha guadagnato di più, l'economia è crollata. Allora, perché ci dicono che per far crescere l'economia bisogna tagliare? Sapete cosa sono questi? Questi sono dei mattoni, ok? E io più mattoni ci metto e più il palazzo diventa grande. Ora voi provate ad andare da un costruttore e ditemi: io voglio che tu mi costruisci un piano in più, ma ti tolgo i mattoni perché per crescere bisogna tagliare. Secondo voi questo costruttore dove rimanda? Per crescere, lo capiamo da soli, bisogna aggiungere, non si bisogna tagliare.
se questo sistema macroeconomico che io ho indicato come Carlo Giacomo, che potrebbe essere tutta l'Italia, deve crescere, che cosa è necessario? Che Carlo e Giacomo possano produrre più pane e più vestiti. Ma per produrre più pane e più vestiti c'è bisogno che i consumatori abbiano più soldi per comprare pane e vestiti. Quindi bisogna aggiungere moneta e non tagliare. Secondo voi, quando lo Stato ha pagato la mia tredicesima, io sono un pubblico dipendente, il venditore di automobili, dove io prima o poi speravo di andare a rifarmi una macchina nuova, ha stappato le bottiglie di champagne o si è chiuso in lutto? È stato contento, perché io con la mia tredicesima sono andato a comprarmi una macchina nuova. Allora, più lo Stato immette denaro nell'economia e più l'economia cresce, più soldi lo Stato toglie dall'economia e più l'economia si deprime. Questa è la verità, non c'è bisogno di essere economisti, basta un po' di buonsenso. Quello che ci dicono, con quelle le famose affermazioni che io definisco controintuitive, cioè uno vi dice, a voi sembra che per crescere bisogna aggiungere, invece no, bisogna tagliare, sono delle sciocchezze. Per crescere bisogna aggiungere, c'è bisogno che qualcuno quindi dia ai dipendenti di Carlo o di Giacomo il denaro in più che a questi dipendenti serve per comprare l'uno i prodotti dell'altro. Questo denaro in più, cioè questi mattoni in più che servono per fare il palazzo più alto, chi li può dare ai dipendenti di Carlo e di Giacomo? Li possono dare Carlo e Giacomo stessi? Io penso di no, perché se Carlo aumenta lo stipendio dei suoi dipendenti sperando che così i dipendenti comprino più pane, Carlo non ci guadagna niente, perché tanto spende, tanto si riprende. Allora c'è bisogno che qualcuno dall'esterno ci metta della moneta dentro. Questo, vedete, sapete cos'è questa? Questa è la gomma di un autocarro. Voi la portate dal gommista, un po' sgonfia questa gomma, e poi dite al gommista, me la gonfi un po'. Il gommista, secondo voi, per gonfiare questa gomma può usare la stessa aria che c'è già dentro o deve usare aria nuova? Deve mettere aria fuori, non può gonfiare la gomma con l'aria che c'è già dentro la gomma. Così un sistema economico non può crescere usando il denaro che è già nel sistema. C'è bisogno che qualcuno immetta denaro da fuori, puramente e semplicemente. E questo è difficile da capire. Prego. Perché credo che il problema, lei ha giustamente detto che la BCE viene soggiogata al potere di questi stati membri. No, la BCE è indipendente dal potere degli stati membri. Esatto, la BCE è stata strutturata proprio da questi stati membri, sì. Ma ha delle funzioni specifiche, come lei ha giustamente sottolineato. Però io dico anche che proprio in virtù di questo stato di cose il problema è a monte, perché per esempio a differenza della Federal Reserve, che è la banca americana, lei lo sa, sì, loro quando fanno denaro non sono soggetti agli stati. Questa è una grande differenza che ha rappresentato sin dall'inizio un grave problema. Adesso ci arriviamo, perché questo è già un discorso più tecnico. Io vorrei che le cose invece venissero innanzitutto comprese nella loro essenza logica. Cioè, noi fino adesso abbiamo detto che la moneta viene creata dal nulla, che per far crescere un sistema economico, se avete capito l'esempio che ho fatto adesso, è necessario che qualcuno immetta moneta. Non si può crescere senza la moneta. Cioè, un altro esempio che a volte faccio è quello del barista. Quando voi entrate in un bar, non vedete mai un barista che si mette lì e fa un caffè dietro l'altro in attesa che qualcuno li compri. Perché se il barista durante un giorno fa 300 caffè così, senza che qualcuno li chieda, alla fine della giornata probabilmente ne avrà buttati 250. Un barista fa un caffè, se io entro nel bar, lo ordino e lo pago. Cioè la produzione richiede la domanda e la domanda richiede la moneta per comprare. Se non c'è moneta non c'è domanda, se non c'è domanda non c'è produzione. Allora, questa moneta qua dentro, chi ce la deve mettere? Questo è il punto. Ci sono tre modi per mettere moneta dentro un sistema economico. Li faccio così. 1, 2 e 3. Okay. Allora, il primo modo è stampare le banconote a casa.
i falsari. C'è qualcuno che ha la stampa di banconote in cantina? La moneta falsa, paradossalmente, produce lo stesso effetto della moneta vera. Perché se voi trovate, se uno di voi domani mattina dovesse trovare una borsa di soldi davanti a 100.000 euro, davanti a, probabilmente andrebbe a comprarsi una macchina e quindi la fabbrica delle macchine metterebbe in produzione una nuova Fiat 500, poi andrebbe a comprarsi un mini appartamento e il costruttore, vedendo la domanda, comincerebbe a costruire l'appartamento. Alla fine di questo, poi andrebbe dal falegname e gli direbbe: guarda, ho bisogno dei mobili di arredamento. Il falegname mette al lavoro i suoi dipendenti e costruisce i mobili. Quindi da questi 100.000 euro falsi verrebbero fuori i beni veri. Cioè la moneta, se c'è dentro un sistema capacità produttiva, produce ricchezza, perché, come dire, è la benzina che fa girare il motore, è l'enzima che provoca la reazione chimica che fa crescere la ricchezza. La moneta non fa crescere la ricchezza soltanto dentro un sistema che ha esaurito la sua capacità produttiva, che è al limite ma noi non siamo al limite, potremmo produrre molto di più di quello che produciamo, non lo facciamo perché non c'è domani. Il secondo modo è questo, falsare la spesa pubblica. Okay. Lo Stato, quando paga lo stipendio dei pubblici dipendenti, quando paga i contratti di appalto, quando paga i servizi, immette denaro dentro l'economia. Questo denaro ha lo stesso effetto che ha il denaro stampato dai falsari, cioè moneta provoca, siccome c'è bisogno e desiderio delle cose, domanda. La domanda stimola la produzione e si producono i beni. Okay? Supponiamo che la spesa pubblica sia, scrivo qui, 100. Okay. Questo 100 nel bilancio dello Stato, lo scrivo qui in più piccolo, è un meno o un più? Lo Stato paga 100. Nel bilancio statale è un'uscita o un'entrata? È un 5, quindi la mettiamo come un meno 100. E poi ci siamo noi. Per noi questi 100 sono un meno o sono un più? Sono più. Noi abbiamo più 100, allora questi 100 sono la nostra ricchezza. Cioè la spesa pubblica, quella che ci hanno fatto una testa così, la spesa pubblica improduttiva, è la ricchezza della comunità. Cioè dal momento che, prima ho fatto un esempio, era una battuta paradossale, dal momento che nessuno di noi si può stampare i soldi da solo e dal momento che, come ho detto, senza moneta non si vive, perché ripeto, per gli ultimi arrivati, anche il neurochirurgo, che ha una competenza altissima, quando va dal panettiere ha bisogno dei soldi, non può dire al panettiere: dammi il pane, quando ti serve un intervento al cervello ti opero io gratis. No, il panettiere dice: o mi dai i soldi o te ne vai. Quindi, siccome soltanto lo Stato può immettere nel sistema la benzina e fare il motore, questi 100 sono la nostra ricchezza. D'accordo? Se lo Stato, per stare in pareggio di bilancio, una volta che ha speso 100, se li riprende tutti, che pareggio di bilancio significa questo: io, Stato, ho speso 100, mi devo riprendere 100, perché 100 meno 100 deve fare 0. Dentro il sistema, che cosa resta? Quanto resta? Zero. Allora, se resta zero, come fa l'economia a crescere, dal momento che abbiamo visto che l'economia per crescere bisogna invece che dentro il sistema rimanga moneta? Il pareggio di bilancio è una assurdità fisica dentro un sistema economico. È fisicamente assurdo che ci sia il pareggio di bilancio, perché a pareggio di bilancio nessuno può crescere. E allora noi come facciamo a crescere? Perché nonostante il pareggio di bilancio ancora l'Italia non è crollata definitivamente, ci stiamo per arrivare. In realtà lo Stato non riprende 100, diciamo così, ne riprende, adesso cerchiamo di essere 97, 100 meno 97 fa 3. Quindi lo Stato spende 100, riprende 97 e va in deficit di 3. Questo 3 è quello che si chiama, questi 100 sono la spesa pubblica. Questo 3 è il deficit. Se ogni anno lo Stato va a deficit, deficit più deficit più deficit forma uno stock che è il debito pubblico. Il nostro debito pubblico non è altro che la sommatoria
di tutti i deficit accumulati negli anni da che esiste la Repubblica. D'accordo? Ma se nel bilancio dello Stato questo 3 è un meno o un più? È un meno. Perché un meno? Perché questo 3 dove è rimasto? Non nelle casse dello Stato, ma qui. Questo 3 è rimasto qui dentro, è la moneta nuova che fa girare l'economia. Cioè, alla fine dei conti, quello che per lo Stato è un deficit è la nostra ricchezza. Noi abbiamo bisogno del deficit per crescere. Senza deficit la comunità non cresce. Quel deficit è la moneta che consente ai dipendenti di Carlo, di Giovanni, andare a comprare l'aumento di produzione. Senza questo deficit, se questo resta zero, non ci può essere ricchezza, non ci può essere crescita. Se le cose vi sembrano compromesse, in realtà sono ancora anche un po' peggio di così. Allora, qual è il punto? Si tratta di capire, e qui arriviamo un po' più vicini all'euro, quindi lo scrivo qua, 100 è la spesa pubblica, 97 tasse per il pareggio di bilancio, differenza del deficit. Ok? Ma deficit ovvero ricchezza nostra. Ci siamo? Tutto sta a vedere, attenzione, è questo il punto, come lo Stato, stiamo arrivando al punto cruciale del problema, si procura questi 100. Perché? Se lo Stato facesse come il falsario di prima e questi 100 se li stampasse da solo, questo sarebbe un deficit finto. Perché il debito pubblico di uno Stato che i soldi si è ristampati lui è un debito dello Stato verso se stesso, o un debito, se volete, del marito verso la moglie, un debito finto. Quindi se lo Stato avesse stampato da solo questi soldi, ne avesse poi ripresi 97 in tasse, questi 3 che fossero rimasti nella comunità, nel bilancio dello Stato sarebbero un deficit puramente cartolare, sta scritto 3, senza... Nella comunità sarebbe moneta, banconote, carta sonante che farebbe girare l'economia. Questo è uno Stato a sovranità monetaria, Stati Uniti d'America. Nel nostro sistema, Eurozona, le cose non funzionano così, perché questi 100 lo Stato, come li ha? Per trattato nessuno Stato può stampare moneta, solo la Banca Centrale Europea può stampare moneta. Allora lo Stato come fa ad avere questi 100 che vengono stampati dalla Banca Centrale Europea? Chi lo sa? Chiedo scusa, prego. Io sapevo, adesso è l'occasione per correggere nel caso fosse, sì, che le monete, però le stampa la Banca d'Italia. Le monete sono un'altra cosa, qui parliamo delle banconote. Ah, d'accordo. Monete, non è che lei può comprare una casa con le monetine. Parliamo delle banconote. Okay. O comunque della moneta elettronica. Perché sì, non diciamo banconote, ma gli accrediti spesso sono accrediti di moneta elettronica. Certo, se lo Stato ha bisogno di 1 miliardo di euro per ricostruire l'Aquila, non può stampare 1 miliardo di euro in monetine, evidentemente ha bisogno di 1 miliardo di euro in moneta, in banconote o moneta elettronica. Allora, questi 100, lo Stato italiano come fa ad averli, visto che li stampa, uso questa espressione, la Banca Centrale Europea? È semplice e contorto allo stesso tempo. Questa è la BCE. Queste sono le banche, quelle presso cui noi andiamo a fare i mutui, e questo è lo Stato. Allora, funziona così. Per trattato la BCE ha il divieto di prestare soldi direttamente agli Stati. La BCE, quando stampa moneta, può darla solo alle banche. Quindi la BCE stampa moneta e la vende alle banche a un interesse dello 0,05%. Le banche prendono questa moneta e la prestano agli Stati. Attualmente siamo, se non ricordo male, all'1,2%, credo. Okay? Facciamo un po' di conti. La BCE stampa 1 milione di euro
allo 0,05% lo vende alla banca privata a 500 euro. 500 euro. La banca prende questo milione di euro e lo vende agli stati a 12.000 euro. Quindi lo Stato dovrà restituire su un milione di euro 12.000 euro di interessi, quando se avesse preso i soldi direttamente dalla BCE avrebbe potuto restituire soltanto 500. Questi 12.000 euro chi li dà allo Stato da restituire alle banche, da restituire alla BCE? Noi, con le tasse. In pratica si paga solo l'interesse. Si paga, beh no, si paga a un certo punto, c'è anche la restituzione del capitale, perché quando sui buoni pluriennali del tesoro scade il termine decennale, ci deve essere anche il rimborso del capitale, stacca le cedole e poi c'è il rimborso del capitale. Allora, nella misura in cui questi 100, questo è il problema, sono tutto un prestito che deve essere restituito, questo spiega perché noi dobbiamo essere in pareggio di bilancio. Perché lo Stato, dopo che ha preso a prestito, a interesse i soldi per pagare il mio stipendio, che io immetto nella comunità poi spendendo, deve andare nella comunità e riprenderlo tutto con le tasse per restituirlo alle banche private. Quindi la spesa che io faccio presso i commercianti, per così, è una spesa finta, perché io posso spendere quello che mi pare, lo Stato si riprenderà tutto. Voi mi direte tutto tranne un 3%. Alla fine direte, ma questo 3%, questo 3% resta nella comunità. Magari. Posso fare con dottor Aus che scrivo direttamente. Giriamo il foglio. Allora, riscrivo qui 100, 97, sapete perché ho scritto qui 97? Perché se voi avete un po' orecchiato le notizie che vengono date dalla televisione, sappiamo che il nostro deficit non può superare il 3%, quindi il nostro deficit non può essere superiore al 3%. Quindi dicevo prima, noi potremmo pensare, vabbè, lo Stato ha preso in prestito 100, ha restituito solo 97, ha un deficit, quindi questo 3 è rimasto dentro la comunità. Ora, a parte il fatto che questo 3 che resta dentro la comunità è comunque un prestito, cioè significa che lo Stato ha preso in prestito 100, è riuscito a restituire solo 97 ed è rimasto debitore di 3. L'anno dopo le banche, quando vedono che lo Stato non ha restituito tutto, gli alzano l'interesse, come farebbero con qualunque altro debitore che alla scadenza si mostrasse insolvente. Dagli interessi legali si passa agli interessi di mora, no? In realtà le cose sono ancora un po' peggio di così. Perché? Perché di questi 100 che lo Stato ha immesso nel sistema come spesa pubblica, li dobbiamo scomporre, purtroppo. E sapete perché? Perché una parte di questi 100 va a pagare gli interessi dell'anno precedente. Allora, di questi 100, 4 sono andati alle banche e 96 a noi. Capite che c'è qualcosa che non va? Anche se, allora, lo Stato ha speso 100, 4 le banche, 96 a noi, si riprende 97, dentro il sistema resta 3. Che cosa c'è che non va? Che quello che resta dentro il sistema è inferiore a quello che prendono le banche. Lo Stato ha ripreso da noi 97 più di quello che ha dato, perché a noi non sono finiti 100, a noi della spesa pubblica è finito solo 96 e lo Stato si è ripreso 97. Cioè lo Stato ogni anno riprende dai cittadini più di quello che ha dato. E com'è possibile che lo Stato riprenda più di quello che ha messo noi? Noi questi soldi in più da dove li siamo andati a prendere? Questi soldi in più noi li abbiamo presi o perché ci siamo indebitati noi con le banche private, che a un certo punto uno fa un debito per pagare le tasse. Succede questo, che tutte le imprese sono in sofferenza economica.
Oppure, questo è il terzo sistema, vi ricordate che ho fatto tre frecce? I soldi vengono dai falsari, dallo Stato, oppure dalle esportazioni. Cioè, se lo Stato riesce a esportare all'estero più beni di quelli che importa, vuol dire che incassa più denaro di quello che dà all'estero. In un sistema economico entra denaro dall'estero ed esce denaro verso l'estero. Il denaro che esce è un'emorragia, è come perdere sangue. Se noi abbiamo detto che se noi diminuiamo la base monetaria, il sistema crolla. Il denaro che entra è una trasfusione. Arriva sangue, arriva benzina nel sistema. Noi, uno Stato che prende la moneta a prestito, come il nostro, che prende tutta la moneta a prestito, ha la necessità fisica di esportare più di quello che importa. Perché soltanto esportando più di quello che importa possiamo trovare l'uno in più da restituire. Perché se noi non riuscissimo a esportare più di quello che importiamo, questo 97 non potremmo restituirlo. Non potendolo restituire, le banche non ci farebbero più credito, il mese dopo lo Stato non paga più gli stipendi ai pubblici dipendenti. Se lo Stato non paga gli stipendi ai pubblici dipendenti, crolla l'economia perché non c'è più immissione di moneta nel sistema. Bisogna esportare di più. E come si fa a esportare di più? Bisogna avere dei prezzi concorrenziali. E come si fa ad avere dei prezzi concorrenziali? Bisogna abbassare lo stipendio dei propri dipendenti. Vi ricordate quello che è successo quando Carlo ha abbassato lo stipendio sui dipendenti? È crollato il sistema. Allora, noi, per restare in equilibrio in un sistema che è fondato sul pareggio di bilancio che strangola l'economia, quindi per restare in equilibrio dentro un sistema che ci soffoca, dobbiamo ridurre gli stipendi ed essere sempre più poveri. Cioè, per restare in un sistema che ci impoverisce, dobbiamo cercare di essere ancora più poveri. Ma questo in ogni caso è un sistema che fa il collasso, perché si verifica una deflazione, quindi alla fine... E non è quello che si sta verificando in Italia adesso. Esatto. Sono 7 anni, noi abbiamo, credo, 15 trimestri di PIL che crolla consecutivi. Ma in un sistema così, se voi... Adesso mi rendo conto che tutte queste nozioni insieme sono difficili da digerire, ma in un sistema di questo tipo, fisicamente, non c'è crescita, non ci può essere. O meglio, cioè, ci potrebbe essere se noi effettivamente riuscissimo, cioè, ci potrebbe essere crescita, soltanto se all'estero ci fosse un paese talmente ricco, che iniziasse ad acquistare i nostri prodotti, quale che ne sia il prezzo. Ma ovviamente le cose non sono così. Questa è la ragione per cui noi dobbiamo abbassare stipendi e salari e ridurre il nostro tenore di vita. Perché? Perché se noi diventassimo più ricchi, inizieremmo a desiderare beni costosi, cioè i beni che si producono per esempio in Germania. Noi cominceremo a comprare Mercedes, BMW, Golf, super accessoriati, siamo ricchi, spendiamo. Ma se noi facciamo uscire i soldi dal nostro sistema in uno Stato che non stampa la moneta, questo è come se noi ci tagliassimo le vene di un posto e provocassimo un'emorragia mortale. Allora, il discorso è che per rimanere dentro questo sistema occorre, l'ha detto Monti, non lo dico io, distruggere la domanda interna, cioè distruggere il reddito degli italiani. Distruggendo il reddito degli italiani si evita questa emorragia e il sistema si regge, mentre questo imbuto si stringe sempre di più. E come si fa a distruggere la domanda? È semplice. Si licenzia, si abbassano i salari, si taglia la spesa pubblica. La spesa pubblica si taglia in Italia non per, come viene detto, risanare i conti, perché abbiamo già visto che dovrebbe essere il contrario. Se tu vuoi far crescere l'economia, dovresti aumentare la spesa pubblica. La spesa pubblica si taglia perché più spesa pubblica, più ricchezza nostra. Abbiamo visto, è un meno per lo Stato e un più per noi. Ma più ricchezza nostra, più importazioni, più emorragia di denaro, il sistema crolla. Allora, bisogna tagliare la spesa pubblica, perché tagliando la spesa pubblica siamo tutti più poveri e quindi non possiamo comprare i beni esteri. Bisogna aumentare le tasse, sia perché bisogna stare in pareggio di bilancio, sia perché bisogna contrarre i consumi, perché è l'unico modo di tenere il sistema in equilibrio.
In un sistema del genere, cioè in cui lo Stato non ha più la leva monetaria, è un sistema in cui il governo, di qualunque colore esso sia, non ha più un progetto da realizzare. Perché per realizzare, se io voglio, se il mio progetto è la sanità pubblica e rendere gli ospedali vicino ai cittadini e non invece chiuderli, perché se io abito a Penne, prima che arrivo a Pescara con la neve e con una strada che non è una superstrada, probabilmente mi muoio per strada prima che faccio 35 km fino all'ospedale più vicino. Allora, se io voglio realizzare un progetto di questo tipo, ho bisogno della moneta, perché costruire gli ospedali richiede moneta. Se io voglio garantire la sicurezza dei cittadini, devo assumere più poliziotti, devo comprare le armi, devo costruire caserme, devo assicurare vitto, alloggio, personale amministrativo, ci vuole la moneta per pagare tutti questi servizi. Se lo Stato potesse stampare moneta, allora sì, il governo potrebbe dire: io mi assumo la responsabilità, come accadeva una volta, di stampare 1 miliardo di euro perché voglio, ho questo progetto da realizzare. Senza la moneta, cioè per meglio dire, con una moneta dobbiamo chiedere a prestito, noi possiamo realizzare solo i progetti per cui ci prestano i soldi. E siccome i prestiti non vengono fatti in base alla meritevolezza del progetto, ma in base al merito creditizio, non ci danno, o meglio, non danno allo Stato tutti i soldi di cui lo Stato ha bisogno. Se voi andate in banca e chiedete un prestito perché avete un bellissimo progetto da realizzare, non è che la banca vi dà i soldi in base alla meritevolezza del progetto. Niente, no signore, vi dà i soldi in base al vostro merito creditizio. Vi dà i soldi se voi avete garanzie che danno garanzia alla banca di poter ottenere la restituzione di quello che vi ha prestato. Le banche trattano lo Stato come trattano noi, non prestano allo Stato tutti i soldi, o meglio dire, non prestano allo Stato i soldi che lo Stato non può restituire. In questo tipo di sistema, chiedo, è ancora costituzionale? Perché noi, per Costituzione, siamo una Repubblica fondata sul lavoro. È bene riflettere su queste due parole, repubblica e fondata sul lavoro, perché essere una repubblica non significa essere uno Stato che fa le leggi, perché anche la dittatura è uno Stato che fa le leggi. Essere una repubblica significa avere un governo e uno Stato, questo è il significato più profondo dell'espressione, che cammina accanto ai cittadini e tutela i cittadini che non hanno risorse per fare da soli. Questa è la repubblica. È uno Stato che dà salute a chi non se la può permettere da solo, che assicura l'istruzione a tutti, che assicura la sicurezza delle strade, la vivibilità delle città, cioè che dà risorse a chi naturalmente non le ha, a chi non può prendere un jet per andare a New York a farsi un intervento del cuore aperto. Questo è il punto. È una nazione che costruisce ospedali dove ce ne sono bisogno, non che chiude gli ospedali perché le banche non ci danno i soldi per pagare il personale. È uno Stato che assicura in una città di 120.000 abitanti non 2 medici al pronto soccorso, ma 5 medici al pronto soccorso, perché non è rispettoso della dignità delle persone che bisogna fare 5 ore di fila perché si ha un codice verde, poi andarsene a casa perché alle 2 di notte nessuno ancora si è occupato di noi perché non è ancora arrivato il nostro turno. Questa è la verità. Allora, è un sistema di questo tipo che impone la distruzione del reddito, che impone licenziamenti, è compatibile con un sistema costituzionale in cui si afferma invece che il lavoro, che la Repubblica deve essere costituita in modo da garantire il diritto al lavoro, da garantire la piena occupazione? Cioè l'euro, una moneta che è fondata sulla povertà e sulla scarsità delle risorse, perché le banche prestano, lesinano i soldi, come può essere compatibile invece con un sistema che dovrebbe garantire la piena occupazione, dove tutti quindi hanno del denaro da spendere? E questo perché? Perché, e chiudo, perché l'unico, dico unico, motivo per cui è stato creato l'euro è, non lo dico io, basta leggere il trattato, garantire la stabilità dei prezzi, cioè combattere l'inflazione. È chiaro che se tutti gli italiani lavorassero e avessero quindi dei redditi da vita agiata, tutti quanti cominceremmo a spendere, a domandare beni. Più domanda, più salgono i prezzi. L'euro è una moneta costruita perché i prezzi non devono salire, ma perché i prezzi non debbano salire ci vuole meno domanda, e perché ci vuole meno domanda ci vogliono meno soldi per tutti noi. A chi fa comodo un sistema del genere? A chi lavora?
scusate, a noi che lavoriamo cosa ce ne importa dell'inflazione in sé? Io dico nulla. A me che lavoro e prendo uno stipendio importa soltanto che il potere d'acquisto del mio stipendio rimanga invariato nel tempo. Non mi importa che se i prezzi salgono e sale anche il mio stipendio, sto a posto. Sapete invece a chi dà fastidio che i prezzi salgano? Chi non fa nessun lavoro, zero, ma ha 10 miliardi di euro depositati su un conto bancario e vive prestando i soldi. A lui non fa comodo che i prezzi salgono, perché siccome lui non lavora e ha questi 10 miliardi, se i prezzi salgono, questi 10 miliardi l'anno dopo varranno un po' di meno, e poi un po' di meno, e poi un po' di meno. Non c'è un'indicizzazione dei depositi bancari, non c'è una scala mobile dei soldi depositati. Se gli interessi in Italia, quando i bot pagavano il 20% di interesse, spesso c'era un'inflazione pari, quindi se l'inflazione è del 20%, l'interesse è del 20%, lo Stato andava a pagare questi interessi con una moneta svalutata, per cui i prestatori di denaro sostanzialmente si riprendevano lo stesso capitale che avevano prestato. Allora, anche agli imprenditori può importare qualcosa che aumentino i prezzi. L'importante per l'imprenditore è che ci sia sempre un potere d'acquisto adeguato per comprare ciò che lui produce. Allora, questo sistema agevola soltanto i grossi possessori di denaro. Se c'è qualcuno qui dentro che è un grosso possessore di denaro, ha interesse a stare nell'euro. Se siamo invece tutti quanti, lavoratori, piccoli imprenditori, commercianti, avremo tutto l'interesse a una moneta nazionale, cioè che questo 3 che lo Stato lascia nel sistema non sia un 3 a prestito finto perché dobbiamo restituire gli interessi del banco, sia un 3 vero che lo Stato ha stampato da solo e non deve restituire a nessuno. Questa è la moneta nazionale. E noi siamo dentro un sistema che con la moneta a prestito è destinato a non crescere mai, perché fisicamente è impossibile. Faccio spesso questo esempio, che se voi mettete 10 sassi in una scatola, poi alla fine ne possiate tirare fuori 11, l'undicesimo sasso non c'è, questo è l'euro. Con la nuova mossa di grandità di mettere 60. Allora, io ho fatto il banco, non ho messo il banco.